Buonasera a tutti ragazzi. Scusate la voce da tossico, oggi stanco morto. Allora, questa sera abbiamo un cerchio di struggi fighissimo, un 5 contro 5. Le mappe sono Stand of Ride e Firing Range. Abbiamo, lo so, è venuta così. Oggi spetteremo per la prima partita il team dei Terroni contro i White Dragon Reborn. Come potete vedere, i Terroni sono Shadow, Perfidia, il Duca, Sepa e Sniper K. E aspettiamo adesso un attimino che arrivano anche i White Dragon, che dovrebbero essere Mob, Jinka, Vortex, Jubi, Rotz e G-White. Aspettiamo conferma da loro, che magari ci fanno sapere se vengono. Anche se no, non ce l'ho tra gli amici, nessuno di loro. E vabbè, GG. Niente, stiamo aspettando. Purtroppo non rispondono nemmeno in chat. Boh, non rispondono nemmeno nella chat della partita, quindi, o meglio, la chat di Discord. E nada de nada, aspettiamo ancora. Ricordiamo, ci sono comunque sempre i 10 minutini di tolleranza. Adesso sono 4. Vabbè. Se non si muovono. La partita va a tavolino, è il team dei Terroni. E niente. Ok, vedo Mob che sta scrivendo. Ok. Scorpion. Sono già in 5. Comunque, raga, che dire? Siamo ancora tutti in attesa e vabbè. Ci muoviamo? Ti giro il nick. No. Ok, allora abbiamo il team dei White Dragon che adesso sta entrando, quindi giusto ancora un attimino, raga. Non succede praticamente mai quando facciamo i tornei di MG che startiamo la prima partita puntuale. Quindi praticamente che cosa succede? Praticamente sono 9, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sono 16 squadre totali. Su 16, 14 hanno iniziato puntuale. E ovviamente la partita che aspetto io, nonostante lo dica sempre con qualche ora di anticipo, si fa costantemente ritardo. E vabbè. E vabbè. Pepe. Ah, ok, Mob, eccolo qui. Perfetto, ci siamo. Pari pari. Ancora 2 minuti. Vediamo se si riescono a formare. Ok, io vado a parlare proprio con loro appena si formeranno.
Buonasera. Mi sentite, ragazzi? Grande, Sì, Dio cane. sei in live, per favore evita il bestemmio, sono costretto a cacciarti fuori dalla stanza. Sentite, avete già scelto la mappa? Buonasera. Ciao ragazzi. Buonasera Ciao a ragazzi. tutti, raga. Avete Ciao. scelto la mappa, raga? No, ragazzi, potete sceglierla anche voi, in quanto abbiamo scelto l'host, quindi come preferite. Non so, mi dovete dire voi. Cioè, mettetevi d'accordo, facciamo una cosa veloce perché Uno siamo qua, già... non so Vabbè, cerchiamo di metterci per fuori d'accordo perché siamo già abbastanza in ritardo sulla tabella di marcia. Sì, infatti, ragazzi. Quindi, Che mappa vogliamo scegliere? Terroni, voi che mappa avete in mente di fare? Buonasera ragazzi, eccomi qua. Scusatemi per il ritardo, ma ho avuto Vai un tra, zio, non è attimo successo nulla. con dei problemi. Basta che ci organizziamo nello scegliere la mappa. Vai giù. Vai tranquillo, zio, basta scegliere la mappa. Standoff, ride, E beh, quale esatto, volete voi? Stand Off Ride o Firing Range? Quale va meglio per i due team? Perché sennò bisogna Stand Off fa... Ride, ditemi voi. Ride? Vada per Ride, va bene a tutti? Ride. Sì, Chiedo anche sì. ai Cus se per loro va bene. Ok, ho sentito sì, quindi vado per incursione, raga, in Cus, bocca al per voi va lupo, bene? bella, si inizia in bocca al lupo. Ok. Altrettanto ragazzi, un attimo che... Oh, White, metti su la mappa. Ok, raga, ci siamo. Aspettiamo che mettano tutti pronto e si starta con il classico minuto di ritardo. Nessuna novità, mi raccomando. Speriamo che ce ne faranno vedere delle belle, ma non ho dubbi che vada a finire proprio così, anche perché sono due team molto equilibrati, devo dire. Quindi aspettiamo un attimo perfidia, ci siamo tutti, aspettiamo mob. Vale, Le potete usare, quindi a posto. Io ci sono, ragazzi, quando volete. perfetto, ci sono tutti. Vamos. Quindi si inizia così. La prima partita è prova formale del team The Cursed contro i White Dragon Reborn. Per l'occasione, devo dire, il team The Cursed hanno scelto un nome diverso. Meglio chiamando il team Terroni. Ma tanto ultimamente sta andando veramente di moda. Se non erro, questa moda dei team fake, dei nomi così, l'hanno portata proprio gli Invictus con il team dei Checkapocchia, ormai diventati famosissimi, conosciuti come Checkapocchia, vabbè. Allora, vediamo un po'. Iniziamo con il corso ed abbiamo Sniper K che ha una RAS, attenzione, vede un qualcuno passare da pool. Buono il trophy. Attenzione perché Vortex ci prova. Prova una nade, ma come avete già potuto vedere, buono direttamente. Buono il trophy. Comunque vediamo, adesso il Cursed provano a passare dal mid. Attenzione, Sniper K prova a dare una hit, gli entra su mob, anche se mob riesce comunque a mettere giù perfidia. Hanno 3 contro 2 adesso. Attenzione, Sniper K è ancora in doppia. Anche su Vortex. Adesso un 2 contro 2. Vediamo, vedo. Ho visto Sepa in difficoltà, ma Giubbia la meglio. Oh mio Dio. Adesso un 2 contro 1. Vediamo, Sepa, Sniper K. Sniper K giù, vediamo. Sepa sta un attimino attendendo l'arrivo degli avversari. Prova a fare un giro inverso, invece no. G-White entra da lì, lo vede, lo spotta e preferisce andare via. Sepa riesce ad avere la meglio, bravissimo. Adesso è rimasto soltanto Jubi contro Sepa, vediamo che cosa ne uscirà fuori. Incredibile Jubi con lo sniper, riesce a metterlo giù. E
Ebbene sì, 1-0 per i White Dragon Reborn. Beh, tanta roba, eh. Allora, vediamo un attimino che cosa succede. Andiamo proprio da Sepa. Prova lo spot su A, ma in realtà i nemici sono tutti su B. Nel frattempo, Perfidia ha messo giù da Rots. Attenzione, White vede il Duca adesso. Ci prova con l'ICR, non va. Attenzione, adesso Sniper K viene messo giù da White. Adesso è molto in difficoltà il team. Il team dei Terroni, attenzione perché White Dragon Reborn. È rimasto soltanto il Duca che ci prova uno scoop. E riesce su White, ma adesso è praticamente sotto tutto il fuoco nemico dei White Dragon Reborn che riescono ad avere la meglio. Anche se sei un coglione, ma ti voglio bene. Allora, vediamo che cosa succede adesso. Andiamo da Vortex. Attenzione. Male la smoke colpendo il compagno. Attenzione perché Sepa è lì che attende, ma viene messo giù da Roz. Adesso provano tutto un altro giro. Roz addirittura in doppia. Sniper che è preso alle spalle. Vortex riesce a metterlo giù. Ancora i Terroni in difficoltà adesso. G-White su Perfidia. E rimane ancora solo una volta un solo membro del team dei Terroni, che in questo caso adesso è Shadow. Attenzione, ci prova. Mentre stava plantando la bomba, ma nulla da fare. Ciao, Vinci. Ragazzi, sono come un drogato stasera. Cioè, vi prego, sono stanco morto. Gli occhi che si chiudono. Non mi paraculate, non riuscirei a sopportarlo. Comunque, vediamo. I White Dragon provano un altro push su A. Roz ancora sul Duca. White che copre il mid. Attenzione, ancora White su Shadow. Sniper K su Vortex. Adesso un 3 contro 2. Vediamo proprio White, Roz su Sniper K. Ed è rimasta adesso soltanto Perfidia. Deve sbrigare questa pratica brutta, però deve stare attenta, esatto. Da entrambi i lati. Nulla da fare. Situazione è tutta in salita per il team dei Terroni. Vediamo ancora i Qs. Attenzione, il Duca ha messo giù da Giubi col cieco. Incredibile. Attenzione, anche Sepa adesso molto in difficoltà. I White Dragon a bombazza proprio in questo round, devo dire. Andiamo da Perfidia. No, c'è Sniper che riesce a mettere giù Roz. Deve ricaricare. Prova a ritornare proprio lì. Però nulla da fare. C'è qualcuno alle spalle. Non lo vede, ma da tutti i lati. Rimane ancora una volta solo Perfidia. Vediamo se questa volta riuscirà a sbrigare questa pratica che veramente è una brutta pratica. Un 3 contro 2 con White che l'attende lì, infatti. White l'ha fiutata mentre scendeva per le scale. Niente da fare. Niente da fare. I Cursed sono veramente in difficoltà. I White Dragon stanno dominando. Roz, ragazzi, addirittura 9 uccisioni. Grande, Roz. Ottima partita. Attenzione, c'è Sniper K. Riesce a mettere giù. Se devo dire la mia, non è che mi fa impazzire il QQ9. Cioè, non so, boh. Attenzione, Shadow su Jubi. Quindi fuori il cieco adesso. La bomba viene piazzata su A. C'è Mob lì che riesce a mettere giù Sepa. Prova in doppia, ma Shadow lo copre alla grande. Attenzione, White mi sa che giù. 3 contro 2 adesso. Vediamo, Roz ci prova con una nade. Eh sì, ci prova. Attenzione. Viene quasi hitato. Attenzione, la nade buona sul Duca, ma adesso è rimasto solo Vortex. Che tra l'altro davanti a sé Shadow che riesce a metterlo giù, addirittura in headshot.
Vediamo se sarà la rimontata o se sono io che dopo aver detto queste frasi gli ho portato sicuramente sfiga. 5-1. Rivediamo. Vediamo. Il team dei Kus si reca tutto a bombazza su A. Con Siepa in copertura, tra l'altro. Attenzione, Roz. Siepa lo attende. Attenzione, Giubi col cieco sul Duca. Sniper Kay si aspetta che un qualcuno arrivi alle spalle. Infatti, è proprio così. C'è Vortex. Sniper Kay ci prova col PDV e riesce ad avere la meglio. Lo aveva affittato da lontano. 3-3 adesso. No, attenzione, 3-2 perché Shadow riesce ad avere la meglio su White. Sniper Kay recupera l'arma. Recupera l'arma dell'avversario. C'è Jubi ancora col cicchino. C'è anche Mob adesso. Che è proprio lì, ma viene messo giù proprio da Sepa. E Sniper Kay su Jubi. 5-2. Non gli ho ancora portato tutta quella sfiga che pensavo di aver portato, eh? Magari non mollo i cursi fino all'ultimo. Andiamo da Roz, 11 uccisioni ancora. I White Dragon provano a passare ancora tutti da B. Mentre i terroni in questo caso riescono ad arrivare tutti molto tranquilli su A. Attenzione, perché non viene. Non lo vede. Roz riesce a metterlo giù. HG40, bombazza. Provano adesso il push. Attenzione, il Duca. Veramente molto in difficoltà il Duca. Attenzione, Roz potrebbe provare una nade. Buonissima la nade direttamente sulla bomba, ma non c'era nessuno qui. Attenzione, Perfidia che lo attende. E riesce a metterlo giù. È proprio da perfidia, ma nulla da fare. La partita finisce qui con G-White che splanta la bomba. E la partita finisce così, 6 a 2 per il team dei White Dragon Reborn che passano al turno successivo. Perfetto, andiamo un attimino a vedere se abbiamo un qualcuno. Se abbiamo già qualche risultato. Vediamo, situazione finale sono 4 kill mob, 5 kill per G-White, 7-7 Vortex Jubi e ben 12 kill per Roz, MVP assoluto della partita. Mentre per il team dei Cursed abbiamo 3-3 Sepa il Duca, 5 kill Shadow e 7 kill per Perfidia e Sniper Kay. Bene. Ok. Adesso tutti i partecipanti sono liberissimi di uscire dalla stanza e vediamo di organizzarci. Troviamo un attimo dove stanno le squadre. Allora, vi darò già 19. Allora, vediamo, perché qui c'ho un qualcuno, eh. Allora, questo team qui ha già startato. Ok, ho già trovato subito un team. Sarò costretto a cacciare praticamente tutti, raga. Mi spiace. Ci senti? Ah, no. Oh, wait one moment, please.
Ok, mi sembra giusto. Raga, mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Calma un attimino, posso? Posso un attimo? Ragazzi, mi sentite? Sì, mi sentite? Posso un attimino? Duca? Sì, ho già letto tutto. Raga, nel momento in cui, avviso chiunque, nel momento in cui si usa un'arma bannata all'interno di qualunque torneo, automaticamente la squadra viene eliminata. Giusto che voi lo sappiate. Ok, Che perfetto. significa? Chi ha usato la Molotov e la Molotov è bannata. Dicevo, chi ha usato la Molotov ed essendo la Molotov bannata, automaticamente la vittoria va al team avversario. Quindi in questo caso l'ha usata Giubi, se non erro. Perché mi ricordo averlo vista dalla live, ma preso dal momento non avevo seguito bene. Comunque, Giubi ha usato la Molotov, automaticamente la vittoria va al team dei Terroni. Ok? Perfetto. Allora, di nulla, raga. Vi prego per favore di uscire dalla stanza così posso invitare già i prossimi. Di nulla, in bocca al lupo per il torneo ancora. Allora, andiamo subito con Dauri. Auri? Ciao. Ascolta. Un attimino ti sposto il bot. Allora, ti do già un risultato. Perché Vuoi dire Terroni versus White Dragon? La esatto, prima che ho spettato. la prima che ho spettato praticamente sono stati il team dei Terroni contro i White Dragon Reborn. Purtroppo Jubi ha usato la Molotov che era bannata dal torneo. Quindi la vittoria va a tavolino al team dei Terroni. Guarda, c'è stato un caso analogo, ma visto che hanno vinto 6-0 il 6 a 1, risultato 6 a 2 hanno analogo. vinto. Oh, in questa partita che dici tu, un altro caso analogo che ti sto dicendo, che è successa la stessa cosa, ma visto che la squadra vincente ha fatto una sola kill con quello che era bannato, ma hanno vinto 6-0, gliel'ho data lo stesso, anche se hanno sbagliato a utilizzarla. Vabbè, Quindi. ormai i White Dragon anche lo sanno, quindi passano il team dei Terroni. Perfetto, io riscendo giù. Ok. Ok, grazie mille per il risultato perché non mi stavano cagando. Sì, lo so, infatti, ma perché stavano ancora parlando qui sul gioco, nella chat, eccetera, eccetera. Ah, Perfetto. ok. Comunque sono nuove tante aggiornate per tuo. Perfetto, perfetto. Allora, torno giù, Bello. così continuo. Ok. Ok, raga, eccoci qua di nuovo. E aspettiamo, ovviamente, la richiesta. M2O, ci siamo. Bene, questa partita qui spetteremo. Il team dei aspetta. Ok, questa partita qui dicevo, i Real M contro gli M2O. Il team dei Realm sono Liar, Ukitnam, oh mio Dio, iCrazy Dado e Hazard e Soul. Invece per il team degli M2O abbiamo Taxi B Ayman, Anna, Ziov, Diablo e Sarin. In questo caso Sarin ha già mandato la richiesta di amicizia e adesso gliel'accettiamo. Liar pure sarà del team dei Realm. Quindi iniziamo già subito ad invitare tutti e speriamo ovviamente che ci faccia divertire. Come avete visto praticamente nella partita precedente non è altro che purtroppo l'infrangere le regole. Perché quello là che è praticamente successo è che se nei tornei ci sono delle regole, le regole vanno rispettate da parte di tutti. E quindi, raga, mi spiace, la Molotov è bannata automaticamente. La Molotov, usando la Molotov si rischia il ban. Sì, certo che ho sto io. Ok. Vediamo un attimino se hanno già scelto la mappa. Madò, vabbè.
Oh, grazie Emiliano che ti sei iscritto al canale, grazie, gentilissimo. Ringrazio tutti che mi sostenete ogni volta, raga. Vincenzo non c'entra se lo ha colpito o no, Vinci, sono le regole, raga. Cioè, non è che lo puoi evitare. L'altra volta abbiamo eliminato un team per aver usato, mi ricordo, proprio agli inizi. Era agli inizi che facevamo i tornei con GameTV, abbiamo mandato un team che era arrivato in semifinale perché erano bannate tutte le armi leggendarie, sia primarie che secondarie, e usò la pistola leggendaria, praticamente, e fu bannato il team, ragazzi, cioè non è, sono le regole, cioè, capite? Sono semplicemente le regole, non lo possiamo evitare. Cioè, mi dispiace. Ma più che altro questo qua, ma vi dirò, raga, ma questa qua è una cosa che adesso può sembrare che è così, che magari siamo noi che siamo poco fiscali o qualunque cosa sia, però in realtà io cioè ve lo dico serio, quando si fanno magari questi tornei anche europei, non esiste l'errore, cioè non si fanno eccezioni, cioè capisci? Purtroppo è così. Vabbè, Vincenzo, cosa vuoi che ti dica? Vorrà dire che facciamo noi tornei male, dai. Ok, vabbè. In 6.000 tornei che ho giocato e che hai addirittura vinto, sta cosa la stai vedendo solo in questo torneo. Ok. Va bene. Allora, la mappa è stata scelta poligono di tiro. Ok. Quindi, quindi, ok, aspettiamo. Ok, gli M2OG mi dicono di sì, però aspetto la conferma. Vabbè, a quanto pare ridono e scherzo, quindi si presuppone che la mappa vada bene per tutti i poligono. Ok, perfetto. Quindi aspettiamo un attimino. Vediamo che cosa ne esce fuori. Allora, abbiamo per il team degli M2O Sarin, Anna, Zio, Taxi, Vidiavolo, sì, ci sono. Poi abbiamo Liar, Hazard, Soul, Crazy e Uktinam, raga. Non lo so. Oddio, avete pienamente ragione, scusatemi. Mi sono addormentato io, svista mia. Dimentico sempre. Ci siamo. Quindi, poligono di tiro. Aspettiamo ancora che mettano ready. Hazard, Liar. Ok. Quindi, Hazard, ci siamo. Bella, 3, 2, 1. Vamos. Bene, bene, bene. Poligono di tiro, mappa scelta dai team. Vediamo cosa ne esce fuori. Vince, io non ho voglia di discutere. Cioè, oggi in particolar modo proprio non ho voglia. Ti sto dicendo, come hai sentito, anche Auri ha detto che è già successo stesso questa sera. Il team avversario, avendo fatto una sola kill, gliel'ha data buona. Io
Invece questo team qui si è lamentato e giustamente se dobbiamo seguire il regolamento dice che è bannato. Mo l'ha buttata in culo ai lupi o l'ha buttata sul player, non cambia nulla. Quindi per favore chiudiamo sta storia perché non si finisce mai, se no dai. Allora, vediamo. Cresi su Sarin. Allora, vediamo. Gli M2O si sono buttati a bombazza su B. Nel frattempo, però, abbiamo il team avversario che ha piantato la bomba su A. Adesso provano ad arrivare gli M2O. Attenzione. Attenzione, Crazy su Ziov. Soul su Anna. Mamma mia, è finita qui. Tutti in copertura di A. Tigerman, io non so chi siano i CBR. Se vuoi sapere la verità, non ti voglio dire cavolate. Non so chi siano. Quindi, se mi dici sono CBR, non ho idea. Cioè, detto proprio così. Allora, vediamo che cosa succede adesso. L'Air col cieco prova a spottare su A. Ai Cresi invece va già davanti. C'è solo Sarin però su A. Attenzione, ai Cresi su Sarin. E adesso hanno di nuovo la possibilità di plantare la bomba. Ma nulla da fare. La bomba si muove verso il mid. Adesso arriva Ziov, attenzione, perché solo che ha la bomba viene visto, spottato. Nonostante tutto riesce in qualche modo a dropshottare. Liar su Anna, attenzione. E anche Uktinam, mamma mia, raga. Tiger, ti ripeto, anche Cerberus, non so chi siano, i team si chiamano Ad Catsum, cioè zio. Capisci? Il team di prima si chiamavano i Terroni. Vai a capire che clan fan parte. Cioè, capisci? Non ho idea proprio. È detta proprio con la sincera verità. Allora, rivediamo. Adesso vedo un qualcuno fermo dagli M2O. Non vorrei che ci siano problemi di connessione. Non è. Sì, è Aecresi. Problemi di connessione per Aecresi. Nel frattempo, Hazard piazza subito la bomba su A. E gli M2O sono veramente molto lenti ad arrivare. Praticamente sulla bomba ci arrivano già dimezzati. E adesso, nonostante la bomba sia stata piantata in A, stanno ancora aspettando su B. Che è una mossa, tra l'altro, controproducente. Con 90 secondi di tempo. Vediamo, Soul adesso. Infatti, succede praticamente quello che non doveva succedere. Adesso prova Anna in qualche modo ad andare a bombazza su A, ma nulla da fare. Vediamo, Crisi si risveglia dal sonno profondo del lag. Adesso rimane solo Diablo, ancora 9 secondi, un 5 contro 1, la clutcherà mai? No, però si riesce a portare una kill su Crazy, ma poi Hazard lo lasera. Ciao, Nando, grande Nando, ti sei perso nulla, entro qua, tutto a posto. Allora, ritorniamo, andiamo di nuovo, vediamo, io stavolta voglio andare a vedere perché voglio capire un attimino gli M2O adesso. Sto giro diverso, ma Hazard è molto più bravo. Attenzione, perché tutto il team degli M2O praticamente si sta trovando in casa middle. E la bomba viene ancora piazzata senza nessun tipo di problema. Attenzione, Diablo viene hittato alle spalle. Nulla da fare e viene messo giù da Uktinam. Attenzione, Anna viene messa anche giù in doppia. Finisce qua. Finisce qua. 0-4. Partita molto strana, devo dire. Veramente molto strana. Vediamo, Crazy adesso prende la bomba. Tira una bella nade. Che tra l'altro la direzione era anche giusta. E continua, non riesco a capire. Non c'è nessuno in copertura della bomba, raga. Cresi adesso è rimasto solo sulla bomba. Vediamo Liar col cecco. Liar in difficoltà. Viene messo giù. No, Liar grande. Viene messo giù adesso però. Adesso è rimasto solo Soul in uno contro uno. La bomba sta. La sta splantando Ziov. No! No! Che cosa ho appena visto? Incredibile, raga. No, ma cosa ho visto?
Zio praticamente gliel'ha spiantata sotto il naso, purtroppo Sol doveva ricaricare l'arma. È dovuto rientrare all'interno. E vabbè. Allora, vediamo adesso. Situazione inversa. Sto giro voglio vedere proprio gli M2A dove vanno al push. Allora, Soul subito su Sarin e anche su Diablo. Uktinam Taxi B. Strage su B. Attenzione, Hazard addirittura in doppia. Rimane solo ai Cresi, cioè, o meglio, rimane solo Zio perché viene messo giù dai Cresi. 1-5. Attenzione, Hazard entra dentro. No! Ma Diablo, che dormita! Che dormita di Diablo! Attenzione, adesso c'è Sarin. Hazard! Ci prova. Attenzione, Taxi B adesso. Oh, ma è rimasto solo l'Air come cecchino. Oh oh. Vediamo, Taxi B sotto il mirino. Boom! Via uno. L'Air l'ha missato per pochissimo. La bomba viene piazzata adesso su B. Abbiamo rimasto soltanto l'Air. Io fossi lui andrei lì a recuperare quella bella armetta. E invece no, lui. Per pochissimo l'Air. Air 23 secondi, c'è ancora tempo. Buona, arriva la nade su Zio. Tra l'altro fa esplodere la macchina, incredibile. C'è Anna lì! Ma no, non ci credo, ma cosa ha fatto l'Air? La disinnesca lì. La disinnesca lì. 1-6. La partita termina qui. Il team degli M2O praticamente è surclassati dal team avversario. GG. GG. Bene. Questi qua erano il team Realm. Che hanno fatto veramente un partitone. Bravi, bravi, bravi. Allora, vediamo se possiamo vedere su un'altra partita. Allora, qui abbiamo il team di Hazard, o meglio, il team dei Realm, che hanno fatto praticamente 5 uccisioni Hazard, 7-7 Uniktenam, raga, cioè mi viene veramente male pronunciarlo. Liar, 6 kill per Crazy e 9 kill per Soul. Ok. E poi abbiamo il team degli M2A, invece abbiamo un'uccisione Diablo ed Anna, 2 uccisioni per Sarin, 3 uccisioni per Zio, o meglio Zio V, perché io lo chiamo tutto il tempo Zio, vabbè. E 6 uccisioni per Taxi B. Vabbè. Quindi questa qui è andata così. Vediamo un attimo se abbiamo qualche team da poter spettare. Bene. Sì, un team in realtà ce l'abbiamo. Dovrebbe essere i Riddle, se non erro, contro il team dei Cursed. Non vorrei dire nulla di sbagliato, ma dovrebbe essere così. Ok, nel frattempo che si aggiorna la classifica, raga, un attimino, vediamo il bracket. Parabam, parabam. Abbiamo uno fresco fresco, yes, in questo esatto istante. Ok, abbiamo il team The Best Movement che sfiderà il team dei Cursed. Ah, ok, il team Realm contro i Riddler. Ok, andiamo a vedere proprio i Riddler allora. Ok. No, non mi dire che Sarin mi stava a scrivere. Ok, meno male. Bene, bene, bene. Andiamo proprio da loro. Oppure ci sono i Best Movement e non li abbiamo ancora aspettati. Infatti, andiamo proprio da loro.
Vediamo. Quinella. Dovrei averlo tra gli amici se non erro. Pom pom pom. Quinella, Quinella. Oppure la vita loca. Yes. Tarada. Tarada. Aspetta, in questo team non c'era anche Yaku? No. Ok, io ho vita loca qui tra gli amici, mi accetti? Right or not? Vita loca! Vediamo dove sta, l'ho visto qui da qualche parte. L'ho visto qui da qualche parte. Ah, eccolo. Ma magari. Ok, no. Ma dai. Stava scherzando. Oh, ma io l'avevo vista allora Quinella, lo sapevo, ce l'avevo tra gli amici. Ma Quinella? Non si capì, ma sta. Ah, ok, la key di Carnage. Right. Bene, un attimino, ci mutiamo. Andiamo a chiedere a loro proprio quale mappa. Buonasera raga, mi sentite? Raga. Ragazzi. Oddio, ci credo. Raga, mi sentite? Mi sentite? Io non sento nessuno parlare. Vabbè, vorrà dire che li scrivo. E vabbè, facciamo prima. Ok. Stand, standoff, ok. Per best movement invece. Ah no, scusatemi, per i cursed. Paraba, paraba. Ok. Perfetto. Mappa. Poligono. Ok. Niente, non riuscivo a sentirli comunque, raga, non so che cosa. Vabbè. Allora. Sì, Nando, dammi un attimino, scusami, ho letto appena adesso, ti mando. Boh, ti avviso di tutto, vedrà. Allora. Ok, raga. Bene. Ci sono.
Bene. Ok. Boom. Questa qui, se non erro, è una delle semifinali. Allora, vi dico subitissimo i risultati. Ovviamente anche Nando. Così è. Allora, il bracket dice. Eh sì, questa qua è la semifinale. Abbiamo adesso due semifinali. Abbiamo il Team Realm contro i Riddler e i Best Movement contro i Cursed. Questa qua, tra l'altro, è la partita. Quindi, qua ve lo faccio vedere così. Mamma mia! Laser. Ok, eccolo qua per chi ancora non è. Yes, è questa qui. Ok, ci siamo. Andiamo proprio da Marco. Tra l'altro io ho visto il ragazzo con nome cinese, giapponese, non lo so esattamente, laserare definitivamente uno del team avversario col cecchino. Attenzione perché sono veramente tutti su B, raga, eh. Attenzione perché sono veramente tutti su B. Il team dei Best Movement, veramente. Attenzione, hitmarker su Marco. Oh, ci ha provato, ma Quinella è lì, attenzione. I Best Movement. Mica male. Mica male. Si sono piazzati veramente, ma veramente molto, ma molto bene. Almeno su B. Vediamo adesso il team. Team avversario, va, il team dei Cursed. Allora, 2B, restante A. Non trovo più il mouse. Ok, lo trovo. Ok, anche loro, 2 su B, 3 su A. C'è Alexa che attende lì. Mamma mia, ma Alexa lasera. L'ho laserato. Nel frattempo, vediamo che cosa succede. Crudeltà adesso va in supporto del compagno. È rimasto solo su B, in supporto di Marco. Anche se attenzione perché Error viene messo ancora giù. Però attenzione, di Cuscus su Alexa addirittura in doppia Cuscus. Andiamo a vedere. Stunnato. Sarà stunnato. Attenzione, Chinella. Si ricompattano il team dei Best Movement. Adesso buona fumogena su A per andare a plantare la bomba. Ma i Cursed sono lì. E i Cursed sono lì. Attenzione, Quinella, perché c'è Crudeltà che lo guarda. Perché Crudeltà lo guarda. Attenzione, però, Crudeltà. Viene messo giù proprio da Quinella. Adesso vediamo. La bomba viene piazzata su B. Rimane solo Marco. Scusate, la bomba viene piazzata su A. Rimane solo Marco che con l'HG40 dà qualche hit. Mamma mia, Quinella è veramente in fin di vita. E infatti riesce a metterne giù uno. Deve scappare via adesso. Run. Ci riesce, però deve stare attento perché c'è un ragazzo con nome cinese che col cecchino veramente fa il finimondo. Oh, occhio a rimanere fermo lì così. Buono Marco. Ma Bitti riesce ad avere la meglio. Era buono però il tentativo, soprattutto bravissimo Bitty nel con la reattività proprio, riflesso assurdo, mamma mia. Incredible, guys. Ma pensa a giocare. Ah, scusami, Bitty Ash, che ne so, si chiama Bitty Ash and Bitty, che cazzo, che ne so io. Dai, male che va, ti sta a fare un complimento. Vedi, non apprezzi le finezze. Lasciamo perdere. Allora, vediamo. Allora, fanculo. Muo, chiamo Ashen. Vedi, io ti volevo fare un favore, però tu non hai apprezzato. Lascia stare. Vabbè, dai, oh. Prima ha fatto una kill. Apprezza quello. Anche se che ti devo dire che guarda che se ti fa fare una brutta figura sappi che ci sta il tuo nome scritto là, eh. Io non vorrei dire nulla. Comunque, vediamo. Cuscus laserato dal cecchino, raga, io non so come chiamarlo. Hai ragione, ti chiedo. Guarda, BT, ti chiedo umilmente scusa. Per favore, perdonami.
Non era una cosa voluta. O vedi Ashen che si limita a fare, a piazzare la bomba. Lasciamo perdere, hai ragione. Guarda, grave errore proprio. Nel frattempo aspettiamo proprio lui. Riesce su error, ma Marco lo lasera. Rimane solo Chinella adesso. 0-3. Ashen, mi dispiace. Mi dispiace se stai subendo tutto questo. Madonna. Attenzione perché proprio Ashen ci ha provato lì, eh. Adesso non ha visto il nemico all'interno della roulotte. Non ha visto il nemico all'interno della roulotte, Ashen. Oh mio Dio, in due, Alexa. Su Errol, Lady Cuscus, addirittura in doppia. Incredible. Vediamo, adesso c'è Anis. Buono, riesce a metterne giù uno. Adesso è rimasto soltanto Vine, che purtroppo, oh, che nel suo piccolo non poteva fare tantissimo, ha veramente poca poca vita. Niente da fare. No, da Lady Cuscus. Ok, stavolta di nuovo in protezione di A. Lady Cuscus prova a coprire il mid. Attenzione, Error viene messo giù. Oh no, scusatemi. Error riesce a mettere giù Quinella. Attenzione, Alexa giù da Lady Cuscus. Buona. Buona l'idea, ma cattiva l'esecuzione lì. Andiamo proprio da Ashen adesso. Vediamo, Error viene laserato proprio da Ashen. Nulla da fare, ragazzi. Il cecchino dal nome ignoto è veramente molto forte. Copre veramente tutti gli spazi e copre soprattutto il culo ai compagni, bisogna dirlo. Gioca veramente, ma veramente bene, tanta roba. Allora, vediamo adesso. Ashen va su B, vediamo Anix alla bomba. Si recano anche loro tutti su B. Dietro fronte per Anix. Attenzione, Cuscus su Vine. Attenzione, ancora nome ignoto. Quinella sulle di Cuscus. Diamo Anix. Un 3 contro 3. C'è crudeltà che riesce a mettere giù Quinella. Grande. E Ashen, attenzione. Ashen straittato. Ma adesso Anix dovrebbe plantare la bomba. Ma c'è Error che copre il lato destro. Mamma mia, nome ignoto su crudeltà, ragazzi. Quel cecchino incredibile. Attenzione a Borala Nade. C'è Ashen ancora lì. È buona la nade. È buona la nade, ma era buona per far esplodere la macchina. Purtroppo Ashen è stato più veloce e riesce ad allontanarsi. Vediamo che cosa succede adesso. La bomba non viene proprio piazzata. Attenzione adesso. Attenzione adesso. Bravo Anix, piazza subito la bomba. Bravo, bravo, bravo. È stato veramente molto bravo. No. No, vabbè. Ma è un cancro, ragazzi. È un cancro. Attenzione, Ashen. Riesce ad avere la meglio. Anche se devo dire, bravissimo Anix. È riuscito a mettere giù il cieco. Anche se in quel caso non aveva il cieco. Ma cambia poco. Cambia poco la sostanza. Nando, lo volevo fare. Il problema è che non stanno a difendere loro. Però dai, nome ignoto. Vamos. Allora vediamo. Cerca subito di spottare. Dal lato lì. Ne tira giù. Nessuno. Certamente. Mo' su aspetta gli porto la sfiga, sicuro. Comunque vediamo. Il team dei Cursed che si reca veramente tutti su A. Vine. Attenzione, Quinella è lì. I Cursed adesso uno mancante. No, zio, devo andare a aspettare altrove. C'è Anix lì. Attenzione, ne mette giù uno. Mamma mia, crudeltà, che cosa combina, ma è rimasto praticamente da solo adesso e viene messo giù proprio da Ashen. Dando così la vittoria. Oh, hai visto, Nando? Lo spettato non ha fatto una kill sto giro. Lo sapevo che andava a finire così. Comunque, vabbè. Passa direttamente alla finale il team dei Best Movement. Mettiamo qua le statistiche finali.
Allora, abbiamo 5 kill Alexa e Vine, 7 kill per Ashen. Ok, dico solo Ashen. 8 kill per Quinella e il nome è ignoto, cinese spettacolare, ha fatto il devasto. Poi invece abbiamo per il team dei Cursed abbiamo Error, Anix, 2 uccisioni, 5 uccisioni per Crudeltà, 6 per Marco e 7 per Lady Couscous. Riot. No, non serve che abbandonano, ragazzi, non dovete abbandonare voi. Raga, non dovete abbandonare voi, siete in finale. Ok. No. Oh, vabbè. Vabbè. Ma che sa fa? Allora. Vediamo un attimino che cosa ne esce fuori. Vediamo chi è rimasto ancora. Aspettiamo il risultato tra i Riddler e il Team Realm. Sì, aspettiamo esattamente questo risultato. Quinella può tranquillamente invitare di nuovo. Vabbè. Quinella. Quinella. Giusto per capire se mi sente, perché allora vediamo. Sorpresona, ragazzi, i Riddler hanno la meglio sul team dei Realm. Se questa qui adesso è una finalona. Sì. Questa qui è veramente una grande finale. Eh sì. Abbiamo Sir Davide, lo invitiamo subito. Abbiamo anche Pese. Dovrei averne 5-6 di loro. Abbiamo giocato insieme, infatti. Entra Pese. Pese ha giocato. Sì. Ok. Right. Pese. Ciao. Senti, complimenti per la partita precedente e benvenuti nella finale. Grazie. Allora, sentite, c'è bisogno di scegliere la mappa. Scusa. Ho detto, abbiamo bisogno di scegliere la mappa. Io so che al team dei Best Movement andrebbe bene Standoff. A voi? Sì, va anche a noi bene stand-off. Perfetto. Allora, attendiamo un attimino che anche loro si ricompattono. E niente. Vediamo che cosa ne esce fuori. Sto aspettando proprio che rinvitano di nuovo tutti quelli che già hanno giocato prima, che tra l'altro io non li ritrovo nemmeno più. Ok. Ok, raga, un attimino ancora. Attendiamo proprio che entrano ovviamente tutti.
Beh, raga, vediamo un attimino che cosa dicono adesso i team. Comunque io vi comunico che questa qui è la finalissima. Benvenuti alla finale. Sempre firing. Ok. Raga, mi sentite di nuovo? Mi sentite? Mi sentite? Perfetto, quindi abbiamo detto che mettiamo standoff, va bene? Sì, va bene a tutti. Ok. E Ashen, mi sente? Ashen, se mi sente, per favore, dammi un cenno. Senti, Ashen, io non so come te lo devo dire, ma BT ha parlato molto male di te. Cioè, io te lo devo dire. Cioè, veramente molto male. Io fossi in Ciao te. ragazzi, Ashen è un Comunque, bot. Ashen è un ma macchinetto. YouTube o Twitch, ragazzi? No, Quale vuoi YouTube, la prima? raga. YouTube. Magari ti iscrivi al canale e fai 2 in 1. Bella. Comunque, No, allora. raga, aspettate, c'è i miei nonni che mi stanno guardando. Ciao nonna, ti saluto dalla Lombardia. Comunque, allora abbiamo detto standoff, 90 secondi o cambio. Ok, raga, mi raccomando, questa qua è la finalissima. Se state, avete fatto E veramente di un bel solito come si percorso, fa a deathmatch a squadre di Nuketown? eh. Ecco fatto. Certo, cambiamo le regole del torneo come ti pare a te. Allora, raga, vi auguriamo in bocca al lupo, eh. Cucciaietto di mia madre. Vi auguriamo in bocca al lupo. Era uscito argomento mamma. Meglio evitare. Ok. Li lasciamo così. Stand of Surround, 90 secondi. Benvenuti alla finalissima, raga. E ovviamente per la finale c'è con me la Mitica Auri, che la sta aspettando insieme a noi. Bella rega, scusate, ero mutata. No, vabbè, io mo mi sono reso conto che ero mutato qua ancora su Discord, vabbè. Ma io ti sentivo dal gioco. Io non ho capito sta cosa, però quando lo faccio in gioco, cioè se non mi muto su Discord in gioco praticamente non mi sente nessuno. Vabbè. Fa conflitto. E chi parte? E si parte, sì, vediamo, la bomba la prende proprio Quinella. Oh mio Dio. Prova il push su A, il team the best movement. Quinella piazza subito la bomba. C'è qualcuno che lo sta praticamente fiutando. Ok, no, ci dobbiamo spostare. Vediamo, Fede è qui col cecchino. Ci prova, c'è anche Sir Davide lì. La bomba nel frattempo è stata piazzata. 30 secondi e ancora si continuano a studiare. Però il tempo scorre. Vediamo se Davide va al push. Quinella viene messo giù. No, riesce ad avere. No, niente, riesce in qualche modo Sir Davide a metterlo giù. E niente, praticamente prendono il sopravvento i Riddle. Li mettono tutti giù. Mamma mia. 1-0 Eh sì, 1-0 Riddler. Bella l'azione. Cioè, era buona l'azione in difesa, eh. Hanno aspettato e alla fine ha fruttato. Attenzione, Vina adesso su Escano. E Pesa viene messo giù da un nome ignoto. Attenzione, c'è anche Fede lì. Nome ignoto però, attenzione. Ciao, Don Pero. Attenzione, nome ignoto entra all'interno. Nulla da fare. Adesso rimane un 1 contro 1. Nome ignoto contro B. Beh, nome ignoto, la meglio. Quindi non solo col cecchino, ma anche con le armi. Non Tanta ignoto. roba. Ma
Io non so come lo devo. Cioè, no, no, in verità è scritto tutto in cinese. Io non so come lo devo chiamare. Cioè. Ok. In cinese. Ok, mi comunicano dalla chat dal vivo che il nome è ignoto. Ah, in realtà un nome si chiama Ted. Ok. Eccola, Mosè è pure incazzato, a posto. Minchia, abbiamo fatto incazzare, Nero. Anche se devo dire che il nome ignoto suonava benissimo. No, no, si stanno a lamentare. Hai visto prima? Ha fatto pure l'emotico. Non vorrei che. Vabbè, allora assassin, in cinese c'è scritto assassin. O Ted, vedi te come vuoi. Allora, vediamo. No, dai, chiamiamolo Teddy. Vai. Mamma mia. Oh, pesi, attenzione, in doppia con l'M16 addirittura su Alexa e Ovine. Nel frattempo, Teddy proprio su pese. Vediamo, Quinella riesce a piazzare la bomba. Io lo vedo fermissimo, Quinella, purtroppo. Attenzione, c'è Scano! Ma Bebe riesce ad avere la meglio. Adesso rimane solo Quinella in un 3 contro 1. Costretta a scappare, ma ovviamente lascerà la bomba lì incustodita. Attenzione, Quinella la mette giù uno. Ma nulla da fare, Scano riesce a metterlo giù. Buono. Il defuse da parte dei Riddle che stanno giocando veramente, veramente bene in fase difensiva. E Don Pero, mi capirai? Io non sapevo come lo dovevo chiamare, cioè. In verità non avevo idea. Niente, mi ha detto grande nome ignoto. E io non sapevo come dovevo chiamarlo. Già la partita di prima me lo stanno a dire appena mo che si chiama Teddy. Io, cioè Teddy, io non lo sapevo. Leggo il nome cinese io ancora. O meglio, giapponese, attenzione, forse lo facciamo incazzare di nuovo. No, è cinese, Ah, cinese. meno male, è cinese, ok. Posso tirare un sospiro di sollievo. Nel frattempo 3 a 3. Vediamo che cosa succede adesso. Il team The Best Moment prova a plantare la bomba. E ci riesce addirittura con Quinella. Sempre prontissimo nel plantare la bomba. No, buono, Serdate, si muove velocissimo. Attenzione adesso. Rimane solo Quinella. Mamma mia, comunque in difesa i Riddle sono veramente spettacolari, raga, bravissimi. Veramente spettacolari. Adesso 3 round al target. Allora, vediamo. Vine. No, andiamo di nuovo da Chinella che c'ha ancora la bomba. Vediamo, partono le nade. Quinella stavolta deve stare attento. Purtroppo riescono in qualche modo i Riddle a trovarsi sempre in superiorità numerica nelle fasi finali dopo il plant. Andiamo da Ted. Vediamo Ted se riuscirà a spottare con qualcuno. Attenzione, buono Ted. Ha provato un buono spot. Purtroppo sono tutti lì ad aspettare e la bomba deve essere in qualche modo piazzata. Attenzione, Ted prova lì una hit, non va, ne prova un'altra. Prova di wallbang. Nulla da fare. C'è Fede però. Vediamo se Ted lo riesce a spottare. No, per poco, attenzione. Attenzione, adesso 23 secondi. Vine va subito al push sua. Riesce a mettersi dal trattore, c'è Sir Davide lì. Alexa su Real Pese e Ted su Escano. Vediamo adesso vanno al push. Vine. Ma Fede è bravissimo. Riesce ad avere la meglio. Adesso rimane solo Bebe. Oh mio Dio. Contro 3. The best movement. La bomba piazzata.
La bomba già piazzata, sì. Questa volta sono stato proprio i best movement ad essere meno frettolosi. Attenzione alle spalle! Proprio Ted riesce ad avere la meglio. Hola, baby. Allora, vediamo. Andiamo da Ashen. Non vorrei. Ma che è? Ma è esploso il. È esploso il trophy. Ashen, sto giro. Ashen, sto giro ha capito tutto. E infatti. È rimasta adesso soltanto Fede in balia del team dei best movement. Vediamo. Se Ashen, scusatemi, Fede è riuscito a mettere giù Ted. Ci va adesso, lo vede? Mamma mia, Ashen, bravissimo, bro. Ma come l'ha visto? Io non ho capito come ha fatto a vederlo. Incredible. Eh sì, tre pari, questa sì. Cosa da fare in una finale? Eh no. Vediamo adesso Pese, che purtroppo viene spottato da Ashen a causa del mirino laser, o meglio del laser. Attenzione, Ashen proprio su Pese riesce a metterlo giù. Vediamo che cosa succede adesso. Stavolta i best movement. Attenzione perché i best movement ci sono, eh. Best movement vivono. Quinella addirittura con una nade su Escano riesce ad avere la meglio. Adesso ritorna subito Ashen in supporto, se non erro, proprio di Ted, che tra l'altro io l'ho visto fermo. Vediamo. No, nulla da fare. Dai, cambia. Andiamo proprio da Vayne. No, invece c'è Fede qui. No, c'è Beve che viene messo giù da Alexa col QQ9. Bene, 3-4, tutta in remontata. Sembrava avesse preso una brutta piega la partita per i best movement. Invece, Allegrand l'ha recuperato. Ma io, ovviamente, subito porto sfiga. Infatti, Sir Davide proprio su Ashen con una nade. Attenzione, perché Vayne riesce ad avere la meglio su Escano e Sir Davide, però, a sua volta su Alexa. Andiamo da Chinella, praticamente, che è lì. Attenzione, 3-3 adesso, tutti lì sulla bomba. Ted per un momento abbandona il suo amato sniper, riesce a mettere giù Pese con il QQ9, negando così in qualche modo l'opportunità di andare a plantare la bomba, ma Fede proprio su Ted. C'è da stare attento, perché Fede è veramente molto bravo. Attenzione, perché c'è anche Bebe adesso. Vine su Bebe. È rimasta solo Fede adesso che va al push con la pistola. No, addirittura con la katana. Sto giro. Oh, ci prova. Ma nulla da fare. Beh, 5-3. Ancora un solo round al target per i best movement. Andiamo proprio da Vine. Vediamo. Attenzione, Vayne va al push diretto e trova davanti a sé Pese e riesce a metterlo giù. Hanno provato l'attacco aggressivo, però a quanto pare non sta fruttando. E infatti proprio no, perché i best movement in difesa sono veramente molto molto forti. Andiamo su Bebe che c'ha l'HC40, prova su Vayne a dare qualche hit, in qualche modo uno di vita, ma non lo mette giù. Ci riesce adesso, in due tempi. Vediamo Alexa davanti a sé, bello il dropshot, ma Alexa, la chiude qui. Mamma mia, mamma mia. Best movement, hanno fatto un Vogliono venire a partitone. rilasciare una piccola intervista in vocale. Ci sta, ci sta, ci sta. Vediamo se riesco a peccare. Grandi, raga, bravissimi. Mamma mia, è tutta in salita, è tutta veramente tutta in salita. Da un 3-0 a un 6-3.
Tanta roba. Vediamo, risultati finali. Allora, abbiamo 6 uccisioni per nome ignoto Ashen. Sì, no, nome ignoto H Teddy. Poi altre 6 uccisioni per Ashen e Criminella. E invece 9 uccisioni per Alexa e 9 uccisioni per Vine. Mentre per il team dei Riddle abbiamo 2 uccisioni per Escano, 3 uccisioni per Rialpese, 7 per Fede, 6 per Davide e 9 per Bebe. E quindi, vabbè, è andata così. Comunque, GG veramente a tutti, raga. Se la sono giocata alla grandissima. Bravi, 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 davvero. Ok, si spostano, vanno in MG1. Va bene, dai, ci spostiamo. Aspetta che... Eccolo. Nome ignoto. Noi sono il nome cinese, quello di prima. Ashenbo. Il più scarso. Certo. Allora, il nome ignoto la sapeva lunga col cecchino, Diciamo. Ashen, guarda, io fossi in te farei quattro chiacchiere con Bitty che ti sta ancora offendendo, cioè io proprio, guarda. Ecco Ma infatti dopo lo butto fuori dal team. Innanzitutto il capo sono io, quindi attenzione. o butto te o butto tutti e due. Comunque, ragazzi, per tutti voi che siete ancora in live e che state ancora scrivendo, sappiate che il nome ignoto e tutto il team dei vincitori sta qua in vocale. Quindi voi vi potete pure liberare di qualche peso, dato che stavano a parlare solo di voi, io ve lo dico. Comunque, raga, a prescindere da quello che sia, vi posso dire che siete veramente fenomenali. Bravi, l'avete fatta tutta in remontata e tanta roba. Cioè, un qualcuno ha scritto nella chat della live: nome ignoto non mi è piaciuto tantissimo nella finale. Te lo devo dire. Lo so, bro, che ero impanicato perché questi qua non urlavano, porco Dio, No! cioè passione flame, Soprattutto passione Ashen, che è flame. un bot del primo torneo che vince. No, Ashen in verità è il secondo che vince, se vuoi saperla tutta. E ti dirò pure un'altra cosa Assurdo. su Ashen Bot, come hai chiamato tu, che Ashen ha vinto un torneo in solo come miglior Sì, però. sniper. Ma da quando? Da Ma quando? quanto Tanto tempo tempo fa? fa. Ma Dopo mi mando la live, non prima di vuoi che non entrare da giochi? noi, quindi. Sì, Cioè. ma tanto tempo fa, tipo 2 o 3 mesi fa. Sì, poi dopo ha perso la mano e quindi fa queste prestazioni così, però in realtà prima sapeva giocare. Allora sto a lavorare nei campi di grano, quindi chi non sa le mani non riesce a giocare bene in banda con Angela. No, ormai è cresciuto, cioè le mani cicciottelle non riesci più a tenerle. Ascia, asci. Tra l'altro, vi volevo fare una domanda, ma un certo Phoenix, sapete chi è? Sì, del Sì, nostro team. Sta nel team vostro, sì? È un bot. Ok, ha scritto praticamente testuali parole: Ashen miglior sniper, ma dove? Su. Ashen, qua ti devi dimostrare di nuovo, devi far sentire la presenza un pochettino, eh. Sì, ma infatti ho battuto, cioè, questo qua, questo nome strano, in 1v1 sniper, non sapevo. Ah, in realtà poi c'è Vincenzo che mi chiede: domanda a quel nome giapponese che cosa significa? Non lo Dire so. Ashen è un bot. Sì, vuol dire assassino, però non lo so. Però non lo so. Teoricamente è assassino. E perché non lo sai se significa assassino? Ma perché no? Cioè, mica lo so il cinese. Non so, io metto cose a caso, non sono nemmeno significato, capito? Mi aspettavo che qualcuno dicesse una cosa del genere. Comunque, raga, allora, va bene, che dire, siete stati veramente bravissimi stasera, eh? Vi siete superati e bravi, bravi, bravi. Allora, noi mo chiudiamo un attimino la live. Mi raccomando, date un saluto a tutti che vi stanno ancora seguendo. Bella, raga, noi ci vediamo alla prossima. Raga, ci vediamo domani sera per il torneo Battle Royale Duo classico Esatto. alle 21:30 o 4, Vabbè, ragazzi, ci Vedi vediamo domani, domani. ci vediamo domani. Ok, raga, allora a domani, eh. Ciao, ciao.